innanzitutto benvenuto Maurizio, contentissimo di averti con noi. Grazie, e... ciao a tutti, fatta colazione, sì. Vedere questa rivista mi è sembrato appunto un segno del destino, era anche una delle domande che volevo farti, e quindi inizio direttamente da qua. Secondo te perché ha così successo questo genere? Perché il giallo vende e piace? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, nonostante l'orario, che va detto, questa è una cosa che a sud di Roma avrebbe implicato una presenza di circa 6 persone, barra 7, soltanto familiari costretti da minacce fisiche dell'autore, quindi sono felicissimo di vedervi invece in quota maggiore. Voi sapete, abbiamo bioritmi diversi, per esempio noi ceniamo in un orario, cioè la vostra cena è per noi ospedaliera sostanzialmente, quindi non so per voi quale, per noi questa è più o meno l'ora della prima colazione, poi abbiamo una merenda fra un paio d'ore e il pranzo verso le 3, quindi sono felicissimo di vedervi intanto. Hai ragione tu Rosangela, il giallo, quello che noi chiamiamo giallo, perché poi è un discorso articolato, giallo ce l'abbiamo solo noi, perché come sapete fa riferimento alla collana Mondadori che nasce nel 1929, che aveva appunto la copertina gialla, la Mondadori aveva 5 collane e quella gialla era appunto riferita a quella che chiamiamo la crime fiction in generale. Per cui quando noi diciamo la parola gialla, giallo, fuori di qui, fuori dall'Italia non ci capisce nessuno. Io sono andato in Cina a fare un giro di presentazione del mio libro, ecco, e quando ho detto che scrivevo giallo mi hanno guardato come se fossi uno che le voleva sfottere sostanzialmente, e poi ho scoperto con orrore che per loro il giallo è il porno, sarà il colore della pelle forse, non lo so, per loro dicono il giallo è il porno, quindi io ho fatto un figurone per la prima volta nella mia vita sembrando un esperto internazionale di un genere. Voi sapete che se viene uno qui e dice sono esperto internazionale del porno, uno dice va, sicuramente mi divertirei molto più nelle ricerche, questo sicuramente. Il giallo è interessante in maniera strana, cioè per capire quanto noi siamo interessati al giallo e quindi perché esiste questo fortunatissimo settimanale che vi invito a leggere, giallo, che diciamo guarda in retroscena dei misteri che ci appassionano, perché è inutile dire che ci appassioniamo a certi misteri. Il giallo è diciamo più segnatamente il crimine, più segnatamente l'omicidio, fa parte della natura umana. Nel libro della Genesi a pagina 2 erano 4 sulla faccia della terra e già uno aveva ammazzato un altro, cioè si parla di omicidio lì, però l'investigatore era un padre eterno, quindi diciamo scoprì facilmente il colpevole, è 4, diciamo 2, meno 2, insomma diciamo. Questo purtroppo è un dato di fatto, fa parte della natura umana e diventa per noi interessante, così come si crea in autostrada la fila dall'altra parte quando c'è un incidente grave. Ed è un fatto brutto, perché ci fermiamo a guardare? Così come perché ci appassioniamo all'omicidio? Perché siamo stati noi, di fatto siamo stati noi, cioè si uccide per gli stessi sentimenti che proviamo tutti. Noi ci fermiamo prima, sempre, la gelosia, chi non è mai stato geloso, l'ossessione, la voglia di potere, la voglia di soldi, la sopraffazione, la ribellione alla sopraffazione, la vendetta, perché poi dobbiamo pensare sempre che i sentimenti vanno sempre a doppio senso, se un sentimento forte ha un altro sentimento forte di ritorno,
e questo provoca purtroppo le stesse cose di cui abbiamo orrore. Cioè, abbiamo orrore ma siamo attratti. Io adesso dirò un nome per il quale mi scuso, Bruno Vespa, detto. No, vabbè, ma quando fa le trasmissioni col plastico e le figurine, eccetera, eccetera, ottiene un audience maggiore di quando parla di politica. Eppure la politica ci tocca a tutti, non dico dove, ma ci tocca a tutti, mentre il crimine riguarda la vittima e l'assassino. Però noi siamo interessati, veniamo in qualche modo catturati da questo. E tra la io mi sto sbrodolando, Rosangio, quindi assolutamente. Fermami quando mi devo fermare. Cosa buona e giusta. Quando perché c'è un vuoto a un certo punto. La cronaca racconta gli eventi. L'attività giudiziaria determina le responsabilità. Ma in mezzo c'è un pezzo vuoto. Ed è quello che noi riempiamo parlando di questo, raccontando storie. Un ragazzo in bicicletta aggredisce e uccide con un coltello una ragazza che sta facendo jogging. Non si trova questo ragazzo, non si capisce chi è stato, si indaga nella sfera sentimentale di questa ragazza, mettendo le mani su persone e rivoltando la loro vita. C'è un gruppo fisso di fotografi, di giornalisti fuori la casa di queste persone che devono già combattere con questo dolore, no? Devono già combattere con questa atrocità e si ritrovano con tutte queste persone che fanno domande, oltre a passare ore in caserma, in procura, a dover spiegare le loro ragioni e le ragioni del loro orrore, della loro assoluta perplessità. Questi devono anche giustificarsi, come se fossero stati loro. Pensateci a posteriori, noi oggi sappiamo che non sono stati loro, ma pensate a quei giorni in cui queste persone venivano squartate, anatomizzate, senza aver fatto niente, anzi dovendo capire chi è stato a uccidere una persona che era il centro della loro vita, genitori, il compagno, i genitori del compagno. Quindi pensate a questa situazione. Poi viene trovato questo ragazzo per puro caso, o meglio per puro caso, per una denuncia di altri che erano andati in questura per un'altra cosa. E gli inquirenti gli chiedono: scusa, ma per caso sai? E dice: sì, veramente sì. Cioè, quindi viene fuori sta cosa, le responsabilità vengono accertate, la magistratura fa il suo corso, questa persona verrà condannata e sconterà la pena che deve scontare. Ma a me non basta, a voi basta? Cioè, io voglio sapere perché, io devo sapere perché. Non mi basta che questo, che si sappia com'è andata e che le responsabilità siano state accertate. Io devo sapere perché l'ha fatto. E qui subentriamo noi. Raccontare la storia significa riempire questo pezzo. Significa riempire il pezzo vuoto che c'è tra la cronaca e l'attività giudiziaria. E questo vale per tutti, per tutti. Un ragazzo di 17 anni si sveglia in piena notte, ammazza il fratellino di 12, di cui era l'idolo, ammazza la madre, il padre entra nella stanza, gli dice di chiamare i soccorsi. Nella mente del padre non passa nemmeno l'idea che possa essere stato lui. Appena il padre si abbassa e mostra la schiena perché sta cercando di capire che è successo alla moglie, lui lo colpisce nella schiena. Dichiarerà nell'interrogatorio che aveva mirato agli organi vitali perché non voleva che soffrissero. Come la rubrichiamo questa cosa? Follia? Ce ne liberiamo così facilmente?
noi che abitiamo sullo stesso pianerottolo di quel ragazzo, noi che ogni mattina lo vediamo andare a scuola, noi che lo vediamo ridere col fratellino, noi che lo vediamo scherzare col papà e la mamma, è sufficiente pensare alla follia? No, ci serve una storia, ci serve il racconto del crimine, perché se non abbiamo il racconto del crimine, noi non sappiamo perché è successo, e se non sappiamo perché è successo, non ne sapremo vedere i segni, e se non ne sapremo vedere i segni, neanche avremo idea di come impedire un evento del genere in casa nostra, non sullo stesso pianerottolo. Quindi il racconto del crimine diventa importante. Noi oggi con Rosangela parliamo della letteratura, no? Di quanto la letteratura abbia delle speranze. Sì, infatti quando ho fatto un'intervista con Livio Partiti del Posto delle Parole sui 100 e più eventi del festival, lui si è incuriosito sul titolo del nostro incontro e ha chiesto a me: ma cosa intendi per disperate speranze della letteratura? E io ho risposto: guarda che non li scegliamo noi i titoli, è l'autore De Giovanni, e sarà una delle primissime domande che gli farò, perché mi chiedo anch'io, come te, cosa intenda. La letteratura serve per andare in un altro posto. È banale dirlo, ma è la verità. La letteratura deve divertire, divertere, girarsi da un'altra parte, che è una cosa nobilissima. Io a volte, credendo di farmi dispiacere, qualcuno dice: tu sei uno scrittore d'ombrellone. Io sono contentissimo di essere uno scrittore d'ombrellone, perché sotto l'ombrellone tu porti libri che ti servono, non porti libri che ti annoiano sotto l'ombrellone, non porti libri per cui devi concentrarti per forza, porti libri che ti concentrano di per sé. Io dico di più: io ambisco a essere uno scrittore da bagno. Questo è un bel traguardo. Sì. Pareva brutto dare un titolo la funzione lassativa della letteratura, ma però avresti attirato ancora avrebbe attirato l'interesse sicuramente. Però io sono contentissimo quando mi dicono: per colpa tua mi si sono addormentate le gambe, perché io arrivo a capire qual è stato il processo che ha portato alle gambe addormentate. Umberto Eco, non io, Umberto Eco, diceva che lui aveva capito di aver avuto successo quando la famiglia gli consentì di mettere una piccola libreria in bagno. Io non sono arrivato a questi livelli di fortuna. Se piazzo una libreria e un forno a microonde non esco più, quindi voglio dire, quindi la famiglia evita che io mi attrezzi più di tanto. Però è vero anche che i libri servono per andare da un'altra parte. La lettura, vedi Rosangela, è un processo diverso da qualsiasi altra modalità di fruizione di una storia. Davanti a uno schermo, davanti a un palcoscenico, noi non perdiamo mai la consapevolezza di essere uno spettatore che guarda un attore che interpreta un ruolo. Ci possiamo distrarre, possiamo rispondere a un messaggio, possiamo pensare ai fatti nostri, possiamo perfino appisolarci un po', possiamo, a teatro meglio di no, però diciamo in assoluto, se uno riesce a farlo in maniera, per esempio sbarrando gli occhi, è una cosa che si può fare. Possiamo chiacchierare con qualcuno. Quando leggiamo un libro non possiamo fare niente di tutto questo, non possiamo nemmeno pensare ai fatti nostri, perché sennò dobbiamo tornare indietro al punto in cui ci siamo distratti per riprendere la storia, perché leggere è un'attività, non è una passività. Leggere è un lavoro. Io dico sempre che il lettore è molto più creativo dello scrittore. Lo scrittore immagina una storia, il lettore la vede fisicamente. Io prendo cazziatoni dalle lettrici soprattutto,
è una cosa mia, non so perché gli altri autori uno li guarda con rispetto, li saluta da lontano, io prendo Cazziatoni, è una, c'è Gianrico, no? Gianrico, caro figlio, è un, è autorevole, uno lo guarda da lontano, fa un caro figlio, facciamo con la manina e la manina. È vero, confermo. Da me vengono col dito così direttamente, non si presentano, non si presentano nemmeno, arrivano col dito e cominciano a farmi. Io racconto sempre che una volta in un bar, io stavo prendendo il caffè, c'erano due signore, una un po' più anziana e una un po' più giovane, che mi guardavano con aperto disgusto. Ora, mi vedete, io non è che faccio dell'estetica la mia parte forte, insomma, però da guardarmi con disgusto no. E io, si guardavano proprio, io pensavo di aver calpestato qualcosa, può succedere. A un certo punto la signora più grande si alza e dice no, io glielo devo dire. L'altra diceva lascia stare, siamo in un bar, no, glielo devo dire. E si aveva col dito puntato verso di me dal fondo del bar, abbastanza decisa. Fa, senta, ero io il barista, io glielo devo dire, ma quella povera Enrica, che modo, si ricordi che queste cose si pagano? Io balbettavo delle scuse, no signora, ma vedrà che nel prossimo, no, glielo dica, sottinteso a Ricciardi, che queste cose si pagano, non si tratta così una ragazza. Una ragazza ha dei sentimenti, ha delle emozioni, a trattarla male le si ritorce contro a me. Dopodiché finisce il Cazziatore senza dire comunque piacere, io sono da, oppure lei è Giovanni, no, niente, si gira e fa, ah, gliel'ho detto, e se ne va. Il barista, che non aveva idea di chi fossi, fa, senta, il caffè non lo paga, ma per piacere non torni più. E io... Voi ridete, ma io dicevo, no, io scrivo romanzi, lasci stare, noi abbiamo la nostra clientela, mi fai con la cortesia, il caffè non lo paga, ma lei non torna più qua. Io, questo per dirti che la popolarità a volte ha dei riflessi strani. Io, un tassista, non molto tempo fa, mi guardava nello specchietto e all'arrivo fa, scusi, ma lei è un bastardo di Pizzo Falcone. Ora, io dissi, io sono del Vomero, però non credo ci abbia creduto più di tanto, quindi io faccio anche un appello, approfitto dell'occasione, Rosangela, per chiedere, per piacere, abbiate un po' di soggezione di me, è un favore che chiedo, cioè non dico come caro figlio, però almeno senza Cazziatoni, insomma, alla...